Mentre le nazioni europee applicano rovinose sanzioni, il millenario impero nipponico si industrializza con ritmo sempre crescente. Eccoci in una nuova fabbrica di automobili utilitarie, dove il lavoro organizzato in serie permette la vendita a prezzi che battono di gran lunga i più bassi prezzi del mercato americano. Per ora la produzione raggiunge soltanto 50 automobili al giorno, ma è già stabilito che entro un anno tale cifra verrà raddoppiata ed anche triplicata. E le macchinette giapponesi si preparano ad invadere l'Australia, mentre alcune hanno già fatto la loro apparizione in Olanda.